Quanto è buona la crostata di mele con crema pasticcera. È davvero sofficissima, delicata e super deliziosa. Se ti va, preparala insieme a me. Prepariamo la crema pasticcera. In un pentolino portiamo a bollore 300 g di latte intero. Nel frattempo mescoliamo 2 uova intere, 140 g di zucchero, vanillina, scorza di limone grattugiata. Trenta g di amido di mais. Aggiungiamo il latte caldo, riportiamo sul fuoco e mescoliamo fino a che la crema si sarà completamente addensata. La crema è pronta. La travasiamo in una terrina pulita. Spatoliamo per circa un minuto. Copriamo con pellicola a contatto e lasciamo raffreddare completamente. Nel frattempo ci dedichiamo alla pasta frolla. Versiamo 300 g di farina sulla spianatoia. Creiamo la fontana. Versiamo lo zucchero, la vaniglia, un pizzico di lievito per dolci, scorza di limone. Un uovo intero, un pizzico di sale, centocinquanta g di burro freddo tagliato a pezzettini. Iniziamo a schiacciare il burro. Dovremo ottenere una crema. Dopo incorporiamo la farina. Impastiamo fino ad ottenere un panetto liscio e morbido. Copriamo con pellicola alimentare. E lasciamo riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Prendiamo lo stesso limone che abbiamo grattugiato. Ricaviamone il succo. Sbucciamo 3 mele.
Togliamo i semi e tutte le parti più dure e tagliamo a spicchi. Quindi le mescoliamo con il succo di limone. In questo modo non diventeranno scure. Riprendiamo la pasta frolla. La rimpastiamo brevemente e la stendiamo con l'aiuto di un matterello. Rivestiamo uno stampo per crostata con fondo apribile di circa 24 cm di diametro. È molto importante far aderire bene i bordi. Quindi togliamo la pasta in eccesso, bucherelliamo il fondo utilizzando una forchetta . Versiamo all'interno la crema pasticcera ormai fredda. Quindi completiamo con le fettine di mela. Se anche voi adorate le crostate, in particolare queste con la crema pasticcera, lasciate un bel like a questo video e se vi va iscrivetevi al canale, siete davvero i benvenuti. La nostra crostata è pronta per essere infornata a 180 gradi per 40 minuti. Trascorsi i 40 minuti, sforniamo la nostra crostata e la lasciamo raffreddare per un'oretta. Dopo la possiamo glassare con marmellata di albicocca oppure con un po' di zucchero a velo, come preferite. E voilà, la nostra crostata morbida con crema pasticcera e mele è pronta. Davvero bellissima, ma soprattutto buonissima e super profumata. Se la ricetta vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi. Alla prossima, ciao!